Ciao a tutti, mi chiamo Lucia, di solito mi vedete dietro le quinte degli eventi. Oggi invece sono qua per consigliarvi la lettura di alcuni libri. Si tratta infatti di una trilogia, la trilogia dell'altro di Giuseppe Catuzzella. Sì, ho detto trilogia e vedete solo due libri perché il terzo al momento l'ho dato in prestito ad un amico. La trilogia dell'altro è una trilogia che racconta le tre tappe attraverso tre storie diverse che spesso molti migranti sono costretti a vivere. In particolare, Il grande futuro racconta la guerra, Non dirmi che hai paura racconta il viaggio e Tu splendi, il terzo che non ho qui con me, racconta l'approdo. E oggi in particolare vi vorrei parlare di Non dirmi che hai paura, perché qualche giorno fa ricorreva il compleanno di Samia, la protagonista di questo libro. Samia è una ragazza di Mogadiscio con la passione e anche il talento per la corsa. Questa passione l'ha portata nel 2008 a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Naturalmente, ancora adesso è possibile accedere ai filmati della sua partecipazione alle Olimpiadi. E già da un primo sguardo si può vedere come lei sia diversa tra le altre atlete, anche senza conoscere la sua storia. Infatti, mentre le altre atlete degli altri stati sono molto prestanti, indossano tutte con tessuti tecnici, lei invece sembra una ragazzina arrivata di lì per caso, con una maglietta troppo grande, nessun tessuto tecnico, però molto agguerrita perché nelle sue gambe porta la corsa che tantissime persone come lei hanno dovuto sostenere, una corsa per la lotta alla libertà, una corsa per la vita. Samia si classifica ultima in queste gare, però porta con sé il grande sogno di poter partecipare alle Olimpiadi successive, che sarebbero state quelle di Londra. Quindi decide di continuare ad allenarsi, però purtroppo nel suo paese, la Somalia, la situazione degenera e non le viene concesso di continuare ad allenarsi. Perciò quando corre, è determinata, lo fa di nascosto, lo fa sotto il burka, finché non si decide a scappare. Scappa dal suo paese con l'obiettivo di riuscire a raggiungere l'Europa, dove giace la sua sorella. E Giuseppe Catuzzella, quando ha sentito il racconto della sua storia al TG, dice di essersi sentito come interpellato e aver sentito su di sé la responsabilità di raccontare questa storia. Infatti, dopo la pubblicazione di questo libro, che poi negli anni è stato tradotto in tantissime lingue e sono state fatte anche delle trasposizioni teatrali, Giuseppe Catuzzella, l'autore del libro, è stato nominato dall'ONU come rappresentante per i diritti dei rifugiati, perché attraverso il racconto della storia di una migrante ha raccontato la storia di tutti i migranti. Anche la narrativa è occasione di incontro, soprattutto questa narrativa che ci permette di immedesimarci nelle storie di tante persone che sono molto più vicine a noi di quello che pensiamo. Quindi credo che la trilogia dell'altro, ma come tanti altri libri di altri autori, sia un'occasione speciale per fare degli incontri esistenziali.